Buongiorno a tutti. Ci scrive un signor Antonio, dice di avere 51 anni, così ci scrive: ho fatto richiesta di disoccupazione all'INPS attraverso un patronato, ho tutti i requisiti, giorni lavorati e contributi. Cosa devo fare per ottenere una risposta in tempi più umani? Ho dei figli e dobbiamo anche mangiare, grazie. Da come risponde, scrive Antonio, temo che la domanda sia stata fatta ormai da un po' di tempo e ancora da parte dell'istituto INPS non c'è stata alcuna risposta. Ecco, su queste cose bisogna sapere una cosa purtroppo abbastanza fondamentale, che in materia di contributi di previdenza INPS, a differenza di altri settori del diritto dove esplicitamente delle norme di legge prevedono regole diverse, in questo caso il silenzio, cioè la mancata risposta da parte dell'istituto, equivale ad una risposta negativa. Cosa fare allora a questo punto? Faccio una valutazione che può sembrare un po' paradossale. Ma il cittadino che si è rivolto all'INPS deve fare una scelta che è un po' un piccolo gioco d'azzardo. Laddove ritenga che la propria domanda sia in ritardo perché c'è qualche problema, perché c'è qualche elemento di frizione, qualche elemento sa già il lavoratore che forse su quel problema, su quell'aspetto si può creare qualche intoppo, allora il lavoratore, il cittadino, decorsi i tempi in cui l'amministrazione può dare una risposta, che di solito sono 90 giorni, può decidere di rompere gli indugi e rivolgersi direttamente alla magistratura del lavoro, cioè in buona sostanza fare una causa per decidere e valutare se effettivamente quel beneficio ne ha diritto o non ne ha diritto. Come? Mi vorresti dire, Antonio, se vado davanti a un giudice ci metto, il giudice mi fissa l'udienza magari dopo 6-7 mesi, cioè comunque tempi piuttosto lunghi, è vero, ma se già immagino o presumo che la risposta da parte dell'INPS sarà negativa, meglio anticipare i tempi e una volta che l'amministrazione non dà risposta si può rivolgersi direttamente, certo tramite un avvocato, una consulenza, attraverso un patronato, si può rivolgere alla magistratura del lavoro. Che cosa fare invece se si ritiene, come dice Antonio, di avere tutti i requisiti di tipo contributivo, i requisiti di anzianità, cioè tutti i requisiti necessari per poter avere il beneficio, in questo caso della disoccupazione? E allora a quel punto forse vale la pena di sollecitare l'INPS. Come sollecitare l'INPS? Attraverso due modi, anche se gli amici dell'INPS probabilmente questa cosa non l'apprezzano molto, ho notato che è di grande utilità a volte andare direttamente presso la sede dell'INPS a chiedere in che condizione è la propria domanda. Ma attenzione, i funzionari dell'INPS che hanno un mucchio di cose da lavorare, da fare, pratiche, non si può andare alla sede dell'INPS dicendo: io sono il signor Antonio, in che posizione è la mia pratica. Bisogna andare munendosi, come dire, portandosi dietro tutta una serie di dati, possibilmente il numero di protocollo della propria domanda, sapere in quale sede è stata inoltrata, portarsi quantomeno il proprio codice fiscale per consentire al funzionario dell'INPS di recuperare rapidamente la propria domanda, la sua domanda, e capire in che condizioni è la domanda. Anche in questo caso necessario o utile potrebbe essere quello di scrivere una raccomandata, scrivere una lettera, inoltrare all'INPS domanda affinché l'INPS possa essere sollecitata a dare una risposta. Qualcuno mi dice: ma io ho il codice PIN che posso andare a vedere sul sito dell'INPS i miei ricorsi o le mie domande o le mie procedure.
E attenzione, perché il PIN in effetti non dice molto, nel senso che si può accedere alla propria posizione, ma spesso emerge un dato del tipo pratiche in elaborazione. Che pratiche in elaborazione dice tutto e dice niente, vuol dire che non ci sono problemi nella presa in carico da parte dell'INPS della domanda, ma non dice nulla sull'esito e sui tempi della domanda. Per cui il cittadino deve un po' fare questa scelta. Se ritiene che ci siano dei problemi sulla propria domanda, che probabilmente salteranno fuori la propria domanda, forse vale la pena di rompere gli indugi e andare davanti al giudice. Laddove invece non dovrebbero esserci problemi, laddove uno ha necessità e un ritardo che comincia a diventare di un certo peso, forse andare all'INPS e sollecitare è la cosa migliore. Attenzione, attenzione! Le domande INPS, le domande che si rivolge all'INPS, non è che uno possa attendere in eterno. Attenzione, ci sono dei termini di decadenza. Decadenza vuol dire che se io scrivo una lettera, una raccomandata, un sollecito, la decadenza c'è comunque, nel senso che entro un certo termine uno deve reagire e eventualmente fare il ricorso in tribunale. I termini per fare ricorso in tribunale sono essenzialmente due: un anno per le prestazioni temporanee, quale è la disoccupazione, l'indennità di disoccupazione di cui ci sta parlando Antonio, e il secondo elemento sono 3 anni nel caso di soprattutto prestazioni di tipo pensionistico. Quando partono questi 3 anni? Partono dal termine della procedura amministrativa, cioè dai tempi che ha l'amministrazione, anche a seguito di ricorso amministrativo, di poter decidere, laddove in buona sostanza si sia formato il cosiddetto silenzio rigetto. Per cui attenzione, attendere troppo può essere veramente pericoloso, però attenzione, ogni caso ha la sua particolarità, qui anche esistono interpretazioni diverse da parte dei giudici e da parte degli avvocati, per cui ti consiglio, Antonio, di prendere, come dire, tutti i tuoi dati, rivolgerti al patronato al quale ti sei rivolto per la domanda o a un avvocato o comunque a un consulente di questa materia per valutare esattamente cosa fare e per valutare esattamente quali siano i termini di decadenza. Se lo ritieni opportuno, a te o anche ad altri che ci stanno ascoltando, potresti mandarmi una domanda con i tuoi dati all'indirizzo mail davide.pollastro@gmail.com oppure scrivere sul portale del sito in modo da poter consentirci di darti una risposta. Grazie.